Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana, a chi ci segue attraverso lo streaming di Vatican News e anche agli ascoltatori di Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto. Alessandro Di Bussolo e Margherita Anselmi commenteranno per voi questo evento unico. Papa Francesco a Loreto, in questo momento le immagini sono nella Santa Casa di Loreto. Una casa che queste pietre, le pietre della Santa Casa, hanno visto l'evento che oggi la Chiesa ricorda, cioè l'Annunciazione. L'Annunciazione a Maria da parte dell'Arcangelo Gabriele della sua maternità in Cristo, del suo essere diventare portatrice attraverso lo Spirito Santo del Salvatore nel mondo. Ma questo evento il Papa lo ha scelto anche per consegnare alla Chiesa e al mondo, ma soprattutto anche ai giovani, l'esortazione post-sinodale del sinodo che è stato dedicato ai giovani nell'ottobre scorso qui in Vaticano. Ed è per questo che qui con me c'è Margherita Anselmi, che è stata esperta a questo sinodo, quindi ha vissuto tutte le 3 intensissime settimane del sinodo. Ecco Margherita, che è progettista sociale, libera professionista, collabora con associazioni cooperative, stimolando lo sviluppo del management e la ricerca di finanziamenti, ma è soprattutto anche educatrice dell'azione cattolica in parrocchia ed è stata referente per le Marche di pastorale giovanile dal 2010 al 2016. Ha vissuto tutto il cammino del sinodo, anche il cammino preparatorio. Ecco, qual è l'attesa tra i giovani, Margherita, e anche tra le comunità che tu hai potuto incontrare dopo il sinodo per questo documento? Grazie Alessandro, è sicuramente un momento di attesa e di desiderio di ascoltare quanto il Papa dà come ulteriori indicazioni, cioè quelle comunque dell'ascolto, quindi se ci saranno poi delle linee concrete, ma anche delle indicazioni che possano arrivare ai sacerdoti, ai vescovi, affinché si ponga l'attenzione al mondo giovanile e alle loro difficoltà. E che quindi si abbassi un pochino la parola e si alzi il volume dell'ascolto. Questo è il grandissimo desiderio anche delle diocesi e dei giovani che ho potuto incontrare, che intanto comunque ho sentito anche un grande grazie per aver posto l'attenzione a questa difficoltà che i giovani affrontano di essere accolti dalla comunità degli adulti. E anche il grazie degli adulti a dire ci serviva che qualcuno ci svegliasse da questo torpore perché non ci rendiamo sempre conto che non diamo spazio e quindi questa danza di andare avanti e indietro. Contiamo con Margherita di aver modo di approfondire alcuni temi sviluppati nel corso del sinodo, che è stato un momento veramente di grazia, lo hanno sottolineato tutti i padri sinodali e anche gli uditori e gli esperti come Margherita. Però è nel momento, possiamo dire, che è iniziata la celebrazione, che è una celebrazione privata nel senso che non è prevista un'omelia, il Papa però darà un saluto ai partecipanti al termine della celebrazione. Sarà prima del discorso del Papa il saluto di Monsignor Fabio Dalcin, che è l'arcivescovo prelato di Loreto, che ha accolto il Papa all'aeroporto, anzi all'eliporto che è stato organizzato nella casa per i giovani Giovanni Paolo II, che in questo momento però è in ristrutturazione, una casa che sicuramente Margherita conosce perché avrà partecipato a molti incontri, vero, in quella sede. Sì, quella è stata per tanti anni la sede della pastorale giovanile, la cosiddetta e famosa Casa dei Giovani che Papa Giovanni Paolo II ha desiderato fortemente per i giovani. Ed è meraviglioso per chi c'è stato vedere come dall'alto osserva e guarda un pochino tutte le Marche, perché arriva dal mare fino poi alle colline e alle montagne. Ed è anche il posto dove spesso i ragazzi si incontravano e facevano formazione. È un po' un posto simbolo ed è bellissimo perché c'è anche la stanza dove il Papa alloggia ed è un pochino un piccolo santuario nel santuario, quella casa a Loreto e spero che possa essere e continuare ad essere un segno e un simbolo a Loreto, un punto di riferimento dove c'è questa casa che in realtà ha la giovane per eccellenza, Maria. Questa casa per i giovani si trova a Montorso, vero, di Loreto, il Papa è atterrato intorno alle 9
e si è poi raccolto, arrivato qui in preghiera nella Santa Casa. Ad accogliere, ecco il Papa che fa il suo ingresso per la celebrazione. Notizia interessante è ricordare che l'ultimo Papa a celebrare qui questa festa, la festa dell'Annunciazione, è stato Pio IX, oltre un secolo e mezzo fa. Ma molti sono stati i pontefici che qui sono venuti, moltissimi prima anche degli ultimi che ben conosciamo. Ricordiamo Giovanni XXIII nel 1962 come primo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, abbi pietà di noi. Sì, Signore, pietà. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria. Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo. Gloria, gloria, gloria. Tu che toli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che toli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, gloria a Dio. Tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Preghiamo. O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi, che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipe della sua vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Maria è l'arca della nuova ed eterna alleanza. In lei si compie per opera dello Spirito Santo il mistero del Figlio di Dio fatto uomo. Rivolgiamo al Signore con fede e umiltà la nostra preghiera e diciamo insieme: si compia in noi la tua parola, Signore. Si compia in noi la tua parola, Signore. Signore Gesù, accompagna la Chiesa in questo tempo di Quaresima perché condivida la tua passione per entrare con te nella gioia della risurrezione. Preghiamo. Signore, noi la tua parola, Signore. Signore Gesù, illumina con il tuo spirito Papa Francesco perché nel suo ministero mostri sempre il tuo volto misericordioso e insegni la verità che sola può rendere libero l'uomo. Preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Signore Gesù, dona al mondo inquieto la giustizia e la pace e insegnaci a scegliere sempre ciò che favorisce l'avvento del regno di Dio. Preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Signore Gesù, aiuta i giovani perché nelle scelte della vita si aprano con docilità alla volontà di Dio e sappiano dire come Maria un sì generoso e fedele. Preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Signore Gesù, consola i malati con la presenza del tuo spirito e sostieni con la forza della tua carità coloro che li servono e li curano. Preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, e porta a compimento in noi l'opera della salvezza iniziata con il sì di Maria, per Cristo nostro Signore. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo.
lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Comunione sotto intenzione. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Spirito militatis et in animo contrito, suspiamo da te, Domine, non si fia tu placet tibi, Domine, Deus. Lava mia iniquità te mea et applicato mea omine. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo, celebrando l'incarnazione del tuo unico Figlio, e fa che la tua Chiesa riviva nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. All'annunzio dell'angelo, la Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e con ineffabile amore portò in grembo il primogenito dell'umanità nuova che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero esultano gli angeli e adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, di accettare queste doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raccolga nell'unità, la governi su tutta la terra, con me, indegno tuo servo, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosce la fede e la devozione. Per loro ti offriamo anche essi, ti offrono questo sacrificio di lode,
e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. Comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli e martiri Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo e Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiani, tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Dispone nella tua pace i nostri giorni. Salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amantissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Gli rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dai peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della resurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo la tua maestà divina tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa, immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani dei tuoi angeli santi sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue di tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace.
Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. E anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Luce, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, ma non per i nostri meriti, ma la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, omnia gloria, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Ritorna le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Siamo sempre in collegamento diretto con la Santa Casa di Loreto e ora è il momento dell'Eucaristia,
della distribuzione della Santa Comunione, abbiamo riconosciuto tra i partecipanti il Cardinale Edoardo Menichelli, Vescovo Emerito di Ancona e già Presidente della Conferenza Episcopale delle Marche. Naturalmente ad accompagnare il Papa c'erano Monsignor Edgar Pegnaparra, sostituto della Segreteria di Stato, e Monsignor Georg Ganswein, prefetto della Casa Pontificia. Ma l'unico celebrante di questa messa proprio privata è il Santo Padre Papa Francesco. Molti i malati e tra i partecipanti a questa messa nella Santa Casa, lo spazio non è molto e quindi sono in gran parte proprio i malati i partecipanti e anche quelli che attendono all'esterno della Santa Casa nel santuario di essere poi salutati dal Papa. Il momento forte al termine della messa sarà proprio la firma della lettera post-sinodale ai giovani, lettera che ha il titolo Vive Cristo e Speranza Nuestra, quindi in spagnolo, uno spagnolo naturalmente comprensibilissimo per noi, nel quale il Papa suggella i lavori del Sinodo dei Vescovi tenutosi in Vaticano dal 3 al 28 ottobre 2018 sul tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Il testo dell'esortazione però non viene pubblicato oggi, ma sarà pubblicato tra qualche giorno. Sono ancora in corso alcune traduzioni. Colui che nascerà da te sarà santo, chiamato figlio di Dio. Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti la tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo e per la potenza della sua risurrezione guidaci al possesso della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Si conclude così la celebrazione nella festa dell'Annunciazione. E ora è il momento della firma dell'esortazione apostolica post-sinodale, e anche questo è un unicum, un avvenimento decisamente raro. La prima volta che una esortazione, una lettera post-sinodale venne firmata all'esterno del Vaticano accadde il 14 settembre 1995, quando Papa Giovanni Paolo II lasciò Roma nel suo 67esimo viaggio internazionale per raggiungere l'Africa, Camerun, Sudafrica e Kenya, e firmare l'esortazione apostolica post-sinodale Ecclesi in Africa. Ecco il momento della firma, ricordiamo allora il filo rosso del documento finale dei lavori che sicuramente ha ispirato questa esortazione, l'episodio dei discepoli di Emmaus narrato nel Vangelo di Luca. Lì è Gesù che accompagna i due discepoli e accompagnamento e ascolto empatico è quello che viene chiesto dai giovani alla Chiesa, insieme al rafforzamento di scuole e parrocchie, l'attenzione a questioni cruciali come quella dei migranti, paradigma del nostro tempo. Il documento finale, ricordiamolo, richiama inoltre l'importanza di impegno fermo della Chiesa contro ogni tipo di abuso per fare verità e chiedere perdono. Centrale anche
la sottolineatura della famiglia, chiesa domestica e prima comunità di fede. Il documento viene consegnato a Monsignor Dalcin, documento con la firma di Papa Francesco, arcivescovo prelato di Loreto, che ora Monsignor Fabio Dalcin saluterà il Papa all'esterno del santuario, sul sagrato, nel momento dell'incontro del Papa con i fedeli. Ma ora il Papa, prima, appena uscito dalla Santa Casa, nel santuario saluterà i numerosi malati presenti. I malati sono protagonisti anche dell'incontro dell'Unitalsi. I giovani dell'Unitalsi sono in pellegrinaggio nazionale, sono stati in pellegrinaggio nazionale dal 22 al 24 marzo qui a Loreto. E Monsignor Dalcin ha detto a Radio Vaticana che i malati sono importanti fin dall'inizio per Loreto, perché la storia ci conferma che sono stati i propri malati a farsi portare e a scoprire la realtà mistica e prodigiosa della Santa Casa. Il Papa in questo momento non si toglie gli abiti liturgici, ma con gli stessi saluta Margherita Anselmi. Quali parti del documento, ecco, tu sottolinei nei tuoi incontri che hai fatto? Ecco, raccontiamo anche questa tua esperienza di girare l'Italia per raccontare il sinodo, per fare, quindi, spezzare il pane di questo grande evento a cui preso parte. Non sei stata solo in Italia, ma anche in Albania. Ecco, quali punti sottolinei del documento quando incontri? Parto dalla parte più bella, che è quella iniziale della sinodalità e quindi del camminare insieme della Chiesa in ottica di corresponsabilità, giovani, adulti, anziani, quella che è un pochino anche lo stile con cui si è svolto il processo sinodale. E poi faccio un focus su quello che è il tema della vocazione e del discernimento vocazionale, legandolo anche al tema dell'accompagnamento, che è il fulcro e la parte centrale del documento e anche del percorso di riflessione che si è fatto, proprio perché, come disse il Papa nel 2017, noi vogliamo essere collaboratori della vostra gioia, ed è bellissima questa cosa. Per poi chiudere con un accenno a quelle che possono essere e dovrebbero essere le linee pastorali legate alle chiese locali, e quindi questa attenzione che la chiesa locale deve porre alla propria realtà per individuare le linee pastorali. Siamo in attesa che il Papa esca nel sagrato. Intanto con Margherita continuiamo a riflettere sia sul sinodo che anche sulle immagini, per chi è collegato attraverso in streaming, attraverso il sito di Vatican News. Ricordiamo che abbiamo visto anche proprio i mattoni della Santa Casa. La tradizione vorrebbe che fossero stati portati per ministero angelico da Nazareth a qui. In realtà gli storici ormai acclarano che si va sempre più confermando l'idea che le pietre della Santa Casa sono state trasportate a Loreto su nave per iniziativa umana da una famiglia Angeli o De Angelis nel secolo XIII. Questa famiglia salvò le pietre della Santa Casa dalle devastazioni dei musulmani e le fece trasportare a Loreto per ricostruirvi il sacello quando i crociati furono espulsi definitivamente dalla Palestina con la perdita del porto di Accon. Siamo sempre in attesa che il Papa prosegua questa sua visita a Loreto con l'incontro con i fedeli sul sagrato del santuario di Loreto. E una cosa importante ricordare che l'ultimo viaggio di un Papa qui è stato l'ultimo viaggio di Benedetto XVI nel 2012, 4 ottobre. È stato il suo ultimo viaggio apostolico prima della rinuncia del febbraio 2013, e quella sua visita coincideva con il 50° anniversario della visita di Giovanni XXIII il 4 ottobre 1962 per portare a Maria, chiedere a Maria la protezione sul Concilio Vaticano II, che da lì a poco sarebbe iniziato in Vaticano. Ecco,
Ecco, il Papa ora saluta la comunità dei Cappuccini, che custodiscono questo luogo. Ecco, Margherita, questa scelta di questo titolo, Viva Cristo, speranza nostra, cosa c'è di... cosa si può intuire da questo titolo su quello che il Papa vuol dire in questo documento? Beh, credo che sia centrale il tema della speranza e poi vederlo nella Chiesa di Cristo, quindi credo che sia un pochino la linea dove guardare, il punto del non fermiamoci perché bisogna andare oltre. Pochi giorni fa un sacerdote, facendo un po' di discernimento con me, aiutandomi, no, nel camminare insieme, mi ha detto: sai Margherita, l'azione più meno legata a Cristo è quella del fermarsi. Noi non dobbiamo mai dimenticare che è la speranza che ci deve portare avanti e ci deve muovere, e quindi probabilmente questo tema della speranza in Cristo è quella che deve dire: se nonostante abbiamo paura dobbiamo comunque andare avanti, e andare avanti perché c'è Cristo di fronte. Quindi anche quest'opera di comprensione di qual è la sua volontà deve essere fatta in questa linea, quindi la vedo molto come un'esortazione che invita ad andare avanti, a proseguire nel giusto cammino e insieme. Possiamo dire anche che c'è stata molta speranza in tutti i lavori del Sinodo, speranza e fiducia anche sia nel contributo dei tanti giovani che hanno parlato, fiducia nel fatto che la Chiesa capisse e cambiasse anche atteggiamento proprio su richiesta dei giovani, questa apertura, questo dialogo chiesto, questo ascolto tanto invocato. E quindi sicuramente anche nei temi poi del documento finale si ritrova l'invito a valorizzare al meglio le risorse pastorali offerte ad arte, musica e sport, abitare il mondo digitale. Questo non è un chiudersi, ma un essere chiesa in uscita in tutti gli ambienti che i giovani frequentano, quindi il mondo digitale, lo sport, l'arte, la musica. Promuove le potenzialità comunicative in vista dell'annuncio cristiano. Infine l'esortazione a valorizzare le donne nella società e nella Chiesa. Ecco, anche questo tuo ruolo di esperta, cioè hai sentito questa attenzione da parte dei padri anche al ruolo femminile? Ad essere sinceri, sì, e in questo percorso sinodale ho visto moltissimo la Chiesa muoversi ed evolversi, cambiare anche sguardo verso i giovani, riconoscendoli come persone che ci sono e possono dare il loro concreto contributo, e quindi come persona, che siano giovani, uomini e donne, secondo le proprie capacità e propri talenti, mettersi a servizio ed essere corresponsabili nell'azione della Chiesa. Questo è un atteggiamento e una modalità che ho visto assolutamente cambiare nel corso di questi 2 anni di lavori e che mi fa, come dire, anche ben sperare nei lavori futuri e nel proseguo, perché poi il sinodo non si chiuderà neanche con l'esortazione apostolica, anzi questa attenzione e questo faro posto sul tema dei giovani, la fede, il loro discernimento e il discernimento della Chiesa parte ora. Quindi adesso si sono fatti i lavori, ma concretamente i lavori dovranno essere avviati nelle chiese locali a partire da adesso. Certo, e un aiuto anche a tenere a freno la curiosità ce lo darà sicuramente le parole del Papa tra poco, perché sicuramente lui anche darà dei punti di interpretazione, degli spunti su quello che è l'esortazione in questo suo saluto ai fedeli, ai giovani, ai malati sul sagrato della Santa Casa di Loreto. Riconosciamo ecco anche il Cardinale Baldisserri, segretario del Sinodo dei Vescovi, che è stato sicuramente un grande promotore di tutto il lavoro dietro le quinte del Sinodo, con i suoi collaboratori. Ecco, saluta adesso il Santo Padre anche il Cardinal Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. C'è anche, ecco sì, anche poi i due segretari speciali del Sinodo, che ci ricorda Margherita. Padre Giacomo Costa e padre Rossano Sala, che sono stati due persone davvero importanti in questo percorso.
Ora sta salutando il Papa, il Cardinale Menichelli, Edoardo Menichelli, Vescovo Emerito di Ancona, e poi proseguono ancora i saluti, altri Vescovi. Sì, ecco anche il collaboratore del Cardinale Baldisserri, l'Arcivescovo Fabene, e ora anche delle religiose. Ecco, stavamo analizzando ancora il documento finale dei lavori al quale sicuramente il Papa si è ispirato per redare l'esortazione post-sinodale che ha appena firmato dal titolo Vive Cristo e Speranza Nuestra, per parlare anche del tema dell'invito a far scoprire ai giovani che la sessualità è un dono, offrendo loro una parola chiara, umana e empatica. Anche di questo quindi non è stato un tema trascurato nel sinodo questo. No, sono stati temi trattati, temi su cui i padri sinodali si sono confrontati con i giovani, e al centro c'è appunto il rispetto della persona che parte dal rispetto di sé, e quindi anche questa attenzione ad accompagnare il giovane nella scoperta della propria sessualità e dell'amore, e quindi trasformare l'innamoramento in amore duraturo e per sempre. Ed è un pochino anche che quello ciò che il Papa ricorda quando parla anche di famiglia e di riuscire a costruire questo processo. Il Papa sta ancora salutando e noi proseguiamo con questo cammino che ha portato a questo momento. Il cammino è stato poi la tappa della GMG di Panama nel gennaio di quest'anno. Sono stati, abbiamo anche riconosciuto, Margherita ha riconosciuto anche una giovane marchigiana che leggeva le preghiere dei fedeli, che è stata alla GMG di Panama. E a Panama il Papa ha ricordato il lavoro anche del Sinodo, ha ricordato dicendo: vogliamo trovare e risvegliare insieme a voi la continua novità e giovinezza della Chiesa, aprendoci sempre a questa grazia dello Spirito Santo che tante volte opera una nuova Pentecoste. E questo è possibile solo se, come abbiamo da poco vissuto nel Sinodo, sappiamo camminare ascoltandoci, ascoltare completandoci a vicenda, se sappiamo testimoniare annunciando il Signore nel servizio ai nostri fratelli, che è sempre un servizio concreto. Infatti il Papa a Panama ha invitato i giovani a darsi da fare in modo attivo e creativo nella Chiesa e nel mondo, mettendo a frutto la loro energia rinnovatrice per essere testimoni del Vangelo. Ecco, anche questa importanza dei giovani nel servizio, cioè di fare della propria vita un servizio, anche questo nel Sinodo è stato sottolineato. Sì, ed emerge moltissimo anche nel tema della vocazione, vocazione ad esserci e ad essere nella quotidianità, nel servizio, e quindi sentirsi chiesa nella civiltà, nella quotidianità. Questo il Papa più volte l'ha detto, come più volte ha ricordato ai giovani di esserci e farsi sentire, e lo ha ricordato anche durante il sinodo quando gli esortava a fare chiasso per farsi sentire dai padri sinodali, come lo ricorda ogni volta, di non essere giovani da divano ma essere nel mondo ed essere presenti. E questo, quando spesso mi capita di parlare con i giovani anche un pochino così in giro per l'Italia, lo ricordo loro che è vero che gli adulti devono ascoltarci, ma per ascoltare i giovani è necessario che si sentano parlare, e quindi bisognerà forse fare chiasso, bisognerà forse farsi sentire, semplicemente entrare in dialogo, ma è necessario esserci. Ecco, cerchiamo con Margherita anche di capire il perché il Papa ha scelto proprio Loreto, ha scelto la Santa Casa per firmare questa esortazione così importante nella pastorale giovanile, perché il legame tra Maria e i giovani è fortissimo. Ricordiamo che insieme alla croce delle GMG viene portata in processione anche l'icona di Maria Salus Populi Romani, che accompagna i giovani fin dall'inizio delle GMG in processione con la croce in legno delle GMG. Ed è anche importante, cioè il Papa prosegue anche una tradizione che è quella anche dei giovani marchigiani, che il 25 di marzo, adesso ci racconta Margherita, usano proprio, compiono una veglia dei giovani qui a Loreto. Sì, questa cosa a me emoziona molto e sveglia ricordi
importanti anche per il mio percorso di fede, perché ogni 25 marzo, il giorno dell'Annunciazione, noi abbiamo sempre fatto questa veglia a Loreto, questa veglia per i giovani, veglia che è organizzata da tutto il servizio di pastorale giovanile regionale in collaborazione con tutte le diocesi, e tutti i giovani confluiscono a Loreto per camminare insieme, che sia in preparazione per la GMG, post GMG, ma anche nel tempo ordinario. È il momento in cui ci si incontra tutti quanti insieme e si lavora e si prega per i giovani e con i giovani. E poi il luogo di Loreto è per i giovani marchigiani il luogo dell'Eccomi, anche il luogo dove si prega per fare discernimento. La casa è il luogo dove, mentre il Papa pregava oggi, ricordo tantissimi giovani che si mettono lì in preghiera e chiedono: sia fatta la tua volontà, ma qual è? E quindi questo senso di accompagnamento importante che i giovani chiedono, e che i giovani anche insieme con i cappuccini e con i sacerdoti della pastorale giovanile regionale Marche, ma anche con i sacerdoti a Loreto, chiedono e frequentano Loreto proprio per essere accompagnati, cercano direzione spirituale. E anche Montorso molte volte era sede di incontri vocazionali. Quindi c'è proprio questa vocazione di Loreto ad essere un luogo che aiuta a camminare, perché poi anche il luogo è importante, ed è importante che nel luogo poi ci siano persone che accolgono. Quindi probabilmente anche per questo che il centro giovanile di Loreto è in questo momento in ristrutturazione, sicuramente per compiere un servizio migliore. Ricordiamolo che sorge nel luogo che proprio per tradizione custodisce la reliquia della Santa Casa di Maria di Nazareth, venerata qui da più di 700 anni. E ricordiamo che anche Giovanni Paolo II nel 2004, in occasione del raduno dell'Azione Cattolica Italiana, torna a Loreto e sosta in questa casa che aveva voluto fortemente, questo centro Giovanni Paolo II, che ora è in ristrutturazione da partire dal 1 gennaio di quest'anno. E pronuncia le parole: ecco la casa di Maria, la casa di Dio e dell'uomo, ecco la vostra casa. Il complesso è circondato da grandi spazi verdi per la riflessione personale e le attività ricreative, e anche per i congressi, con splendide vedute sulla città di Loreto, sul santuario, sulle colline circostanti, oltre che sul mare e l'incantevole Monte Conero. Ecco, ricordiamo anche con Margherita che effettivamente questa vicinanza dei giovani con Maria è anche una vicinanza anagrafica. Maria era giovanissima e quindi anche in questo suo Eccomi i giovani trovano molto del proprio percorso di fede. Assolutamente sì. In questo anche buttarsi nell'ignoto, perché è vero che noi dobbiamo comunque nella nostra quotidianità, che può essere difficile come esseri umani trovare impegnative alcune scelte, ma lì la scelta che lei si proponeva è essere la madre del figlio di Dio, e che mistero enorme. Noi sicuramente ci confrontiamo con misteri un pochino più piccoli rispetto a veramente ad essere verso l'ignoto, e quindi aiuta e sprona Maria anche in un atto di totale fiducia ad essere amata nonostante le proprie limitazioni, nonostante essere una giovane donna di un piccolo paese. Non era poi chissà chi anche a livello di istruzione, e invece è proprio lei che viene scelta. Quindi questo essere scelti, e tutti siamo scelti per essere parte al progetto di Dio con le nostre possibilità, è quello che aiuta un pochino i giovani ad affidarsi e a dire: ok, forse in quell'Eccomi mi posso fidare, posso ritrovarmi anch'io e posso esserci. Ed è bello che la Madonna di Loreto venga anche accompagnata al crocifisso di San Damiano nelle varie GMG, perché è proprio quel sì, anche in quel caso un po' incondizionato, un po' inconsapevole, che si dice, ma un po' ecco l'incoscienza giovanile del dire: beh, sai, è bello, mi fido. L'applauso che sentite viene dai fedeli che dai maxi schermi hanno seguito, dai fedeli che sono all'esterno della basilica, nella grande piazza che guarda la facciata della basilica,
perché riconoscono che il Papa sta per uscire e quindi vedono vicino il momento dell'incontro. Il Papa per ora ha fatto rientro ancora nella casa per un'ultima preghiera, crediamo, e ci dà occasione ancora per dire due cose sulla casa, che non ha fondamenta proprie e poggia su una pubblica via. Questo hanno determinato gli scavi archeologici. E i raffronti tra questi mattoni con la grotta di Nazareth hanno messo in luce la chiara consistenza delle due parti. Ci sono anche alcuni graffiti incisi sulle pietre della Santa Casa che, giudicati dagli esperti, di origine giudeo-cristiana e assai simili a quelli riscontrati a Nazareth. La casa, nel suo look originario, è costituita solo da tre muri, perché la parete orientale dove sorge l'altare, fin dalle origini, ha subito profonde trasformazioni. Il Papa, eccolo, saluta fedeli. Ecco, e sono della pastorale dei sordi, dei non udenti, delle Marche, che sono appena all'esterno della casa. Li saluta con il tradizionale movimento delle mani, che sostituisce, diciamo, l'applauso per chi non può udire. La benedizione. Questo dovrebbe essere l'ultimo momento prima dell'uscita sul sagrato. I muri originari sono innalzati da terra della Santa Casa per 3 metri appena. Sopra questi muri sono stati aggiunti mattoni locali, compresa la volta nel 1536, per rendere l'ambiente più adatto al culto. La piazza, che tra poco vedremo, è delimitata ad est dalla facciata della Basilica, a nord ad ovest dal Palazzo Apostolico e a sud dal Palazzo Illirico, ed è abbellita da una fontana posta al centro e da un campanile sul lato sinistro. La Basilica che il Papa ora lascia è stata iniziata nel 1469, è in stile tardo-gotico e fu completata nel 1587 con la facciata in stile tardo-rinascimentale. Progettata e iniziata da Giovanni Boccalini e poi terminata nel 1587 da Lattanzio Ventura sotto Sisto V, il cui nome è scritto nel cornicione superiore della facciata. La Madonna di Loreto, detta anche Madonna Nera o Vergine Loretana, è il nome della statua venerata nella Santa Casa. La sua particolarità è il volto scuro, comune alle icone più antiche, dovuto al fumo delle lampade ad olio e delle candele. Fu distrutta da un incendio nel 1921 e quella attuale risale al 1922, opera di Leopoldo Celani, in legno di cedro del Libano. Il Papa ora incontra alcuni piccoli, diversamente abili, con i loro genitori. Siamo ancora all'interno della basilica. Ma a momenti il Papa uscirà, il programma dell'ultimo momenti di questa prima parte prevede il saluto di Sua Eccellenza Monsignor Fabio Dalcin, Arcivescovo Prelato di Loreto, poi il discorso del Papa, l'Angelus e alle 12. Penso che siamo un po' in anticipo, però ci sarà il pranzo con i vescovi. E alle 14.30 il Papa lascia il santuario. Alle 14.45, all'eliporto di Montorso, Papa Francesco si congeda dalle personalità che lo hanno accolto, cioè il presidente della Regione Marche, Luca Cerisciuoli, il prefetto di Ancona, Antonio D'Acunto, e il sindaco di Loreto, Paolo Niccoletti. L'atterraggio all'eliporto del Vaticano è previsto per le 15.45. Ancora malati, ancora diversamente abili, protagonisti di questi primi incontri del Papa con i fedeli e la popolazione di Loreto. Ci sono circa 10.000 pellegrini in questi giorni
a Loreto. Che Dio lo benedica, santità. Ma questi sono numeri solo riferiti alla piazza, al santuario che questi può ospitare. Ma altrettanti sono previsti lungo via Sisto V all'interno delle storiche mura di Loreto. Facciamo anche ascoltare un po' dell'entusiasmo che accompagna ogni incontro del Papa. Questo momento di intimità, diciamo, del Papa con tanti fedeli ci ricorda anche questa cosa particolare che ha vissuto sicuramente Margherita, l'incontro del Papa durante i coffee break al Sinodo. Il Papa infatti non se ne stava per conto suo, ma scendeva in mezzo ai padri sinodali, in mezzo agli uditori, in mezzo agli esperti come Margherita, e prendeva un caffè e stava con loro. Insomma, questo era sicuramente un momento per farsi non solo delle foto, ma anche per cercare di parlare con lui. Hai avuto occasione? Sì, anche perché lui dava occasione per viverci, per stare con noi, ed è stato meraviglioso anche questo suo modo di accoglierci, di confrontarsi con tutti quanti, anche veramente nei momenti di stanchezza, perché ovviamente ci sono state giornate di lavoro piuttosto lunghe. Lui era lì che si concedeva a fare selfie, a fare interviste, ma anche a fare due chiacchiere di fronte ad un succo di frutta o ad un caffè, ed è stato meraviglioso quando lui generalmente arrivava un po' prima, proprio per come dedicare del tempo a chi lo aspettava. Un pomeriggio che non sarebbe dovuto esserci, tutti quanti se la sono presa con più calma. Accortosi di questo, a lui ha accolto sulla porta chi arrivava, quindi poteva benissimo andare da altre parti, invece ha detto no, era lì e accoglieva. Io onestamente ho goduto di questi momenti, perché lo osservavo anche senza interloquire con lui, ma proprio di questa sua modalità di accoglienza, in questa sua modalità di dialogo, anche di battute, è stato veramente veramente simpatico. Racconto un aneddoto per far sorridere. C'era una suora esperta con me, Suor Luisa, e ha detto: io sono dell'ordine delle figlie di Gesù. E lui l'ha guardata e ha detto: Gesù aveva figlie. E quindi ecco anche la simpatia. C'è stato anche quel momento di quel piccolo musical, balletto che è organizzato dai giovani uditori come dono al Papa. Ecco, cosa ricordi di quella serata? Ricordo che è meraviglioso come è nata quella serata. I giovani, parlando con loro, così avevamo condiviso: noi vogliamo dire grazie al Santo Padre e ai padri sinodali. E quindi si sono ingegnati su come poterlo fare. Dice: vabbè, mettiamo in campo ciò che sappiamo fare. Mettiamo in campo una lettera, mettiamo in campo musica, mettiamo in campo balli, mettiamo in campo poesia. Mettendo insieme quello che sapevano fare, hanno realizzato questa serata finale. Ed è stata bellissima perché, oltre a coinvolgersi loro nel presentare la serata, i padri sinodali e il Papa si sono lasciati travolgere dalla musica, e quindi era bellissimo vedere che vescovi e cardinali si abbracciavano, ballavano insieme, e quindi lì proprio questa convivialità, questa informalità dell'amore e dell'amicizia, che fa tanto bene. Sì, sono momenti sicuramente che hanno segnato questa esperienza indimenticabile di queste 3 settimane in Vaticano. È anche una cosa particolare, quasi una trasposizione di una GMG
in aula Paolo VI. Sì, e il bello è stato che anche accanto a questo momento informale organizzato dai giovani, Monsignor Fisichella ha proposto un altro momento informale, che era quello di un pellegrinaggio, perché dice parliamo tanto di essere accanto ai giovani, di camminare insieme, ok, camminiamo insieme. E quindi ha chiesto, mettiamoci comodi, e ha organizzato la mattinata, gli ultimi 6-3 chilometri adesso, per arrivare poi alla tomba di San Pietro dove il Papa ha fatto un saluto, si è celebrata l'Eucarestia. Erano i chilometri della Via Francigena, no? Il percorso che i pellegrini facevano, che si ancora viene fatto per arrivare alla tomba di Pietro. Esattamente, e quindi con comodità si è camminati accanto, e anche quello finendo poi con la celebrazione e un momento conviviale insieme di un pasto. E anche questo è stato, come dire, quella quotidianità che aiuta nelle relazioni, e quella quotidianità anche che si chiede alle chiese locali. E quindi, dato che si è potuta sperimentare e che esiste, possiamo farlo e dobbiamo farlo, perché quella avvicina i giovani, li fa avvicinare la Chiesa, quando si chiede come la Chiesa può avvicinarsi ai giovani lontani, così nella quotidianità. Notavo ora, come sempre d'uso di Papa Francesco, non trascura nessuno, cioè ha un saluto, una stretta di mano, una benedizione per tutti. Quindi questo è sicuramente successo anche al Sinodo, cioè penso che tutti i partecipanti, 160 padri sinodali, più gli uditori e i 35 uditori più gli esperti, ognuno abbia avuto occasione di scambiare almeno un saluto, una stretta di mano con il Papa. Sì, tutti quanti, ed è stato proprio anche da esempio questa sua modalità di avvicinarsi e salutare. La cosa che mi ha colpito moltissimo, non perché sia... è straordinaria nella sua, come dire, nel suo contesto, è che il Papa arrivava e salutava tutte le guardie svizzere, salutava la segreteria, ricordandosi anche chi fosse la loro storia. E questo riconoscere, questo essere accanto, è un segno che io ci tengo a te, mi prendo cura di te. E poi ovviamente noi eravamo molti, magari ci incontro una volta, e anche lì io ho cura di te perché ti offro un sorriso, una stretta di mano, ci sono, poi sono accessibile, puoi venire. Ed è quello che i giovani credo vogliano dalla Chiesa, anche dalle proprie parrocchie, dai propri parroci, dai propri sacerdoti, dai sacerdoti che sono nelle loro città. Sì, esatto, è questo, ci sono, di cosa hai bisogno, eccomi. È un eccomi reciproco, e penso che sia anche ciò che del Papa, di Papa Francesco si apprezzi, cioè questo essere Papa, ma essere anche vicino e accanto, ed essere disponibile a una carezza, a un abbraccio, a uno sguardo, a un sorriso. È un padre accogliente. Questa accoglienza chiaramente poi la Chiesa però chiede di essere aiutata, insomma, Chiesa siamo anche noi, quindi anche i giovani che sono, che credono, i giovani che sono, si sentono coinvolti da questa chiamata, dovrebbero essere porte aperte per gli altri giovani, i giovani lontani nelle parrocchie, quindi anche di questo sicuramente si è parlato al Sinodo. Sì. Esatto, quando ci si chiede di essere testimoni anche ai giovani, si chiede di essere accoglienti, di essere vicini e di non giudicare, ma di essere misericordiosi. E la bellezza anche della reciprocità nella Chiesa è anche quella di, come giovani, aiutare i nostri sacerdoti, i nostri vescovi alla stretta di mano e all'abbraccio, perché tutti siamo diversi, quindi dobbiamo necessariamente aiutarci in questo percorso. Ci può essere qualcuno più o meno, e dobbiamo reciprocamente esserci accanto. Sì, perché diciamo la tentazione del Tabor è sempre dietro l'angolo per i giovani che sono magari impegnati in associazioni, in movimenti, dall'Azione Cattolica, gli Scout, Comunione Liberazione. Facciamo una tenda e stiamo bene tra di noi, mentre fuori c'è un mondo che aspetta di conoscere Cristo.
Assolutamente. Quello che a mio avviso è importantissimo è che i giovani che sentono anche la vocazione di servizio nella Chiesa stiano fuori, non rimangano in parrocchia o in chiesa, ma vivano la loro quotidianità nel mondo. Lì devono essere testimoni, senza chissà quali giri particolari, quali cose straordinarie. La straordinarietà è esserci e riconoscersi cristiani nella quotidianità, deve brillare quella luce, quel sorriso che viene da dentro, per cui gli altri ti riconoscono nonostante tu non dica. L'abbiamo detto tante volte, ma questa sembra la volta buona. Il Papa ha concluso il suo percorso di saluti, lungo, sorridente e paziente, e ora attraversa la navata centrale del santuario e si prepara ad uscire sul sagrato per questo momento finale della mattinata. L'abbiamo detto troppo presto, perché il Papa ancora ha trovato dei fedeli, dei malati, degli anziani da salutare. Per noi è occasione anche per parlare della porta di bronzo che tra poco il Papa attraverserà. Sono tre i portali in bronzo che abbelliscono la facciata della Basilica. Furono voluti dal Cardinale Antonio Maria Gallo, protettore del santuario tra il 1587 e il 1620, ma ecco il Papa sta uscendo, è pronta anche la sedia per lui. È il momento del saluto di Monsignor Dalcin. Santo Padre, benvenuto. E glielo vogliamo dire anche con le parole che il centurione Cornelio rivolse all'Apostolo Pietro. Hai fatto una cosa buona a venire. Hai fatto una cosa buona a venire a Loreto, perché sappiamo quanto lei desiderasse farsi pellegrino alla Santa Casa, ma anche noi l'aspettavamo. Ed eccoci qui, tutti felici di accoglierla e di ascoltarla.
Ci sono i fedeli, i sacerdoti, i religiosi di Loreto e delle diocesi delle Marche con i loro vescovi, ma anche provenienti da varie città e nazioni. Ci sono amici credenti e non credenti, che nella Santa Casa riconoscono un ideale luogo comune dove condividere e concretizzare la convivenza rispettosa e il desiderio di costruire insieme la pace. Ci sono soprattutto gli ammalati, che fin dall'arrivo della casa nazaretana su questo colle hanno sperimentato la presenza di Maria e qui continuano ad ottenere la guarigione spirituale e fisica. Tanti, oggi non potendo essere qui, ci seguono da casa attraverso la radio e la televisione. Ci sono le famiglie, anche quelle che hanno iniziato il cammino di spiritualità proposto dal santuario, e quelle segnate dal terremoto che attendono di tornare nella propria casa. In questo angolo di Terra Santa tutte trovano la grazia di ricominciare e fortificano la propria vocazione missionaria. Ci sono i ragazzi e i giovani, eccone un gruppo. Rappresentano tutti i loro coetanei, che dal sì di Maria attingono forza per accogliere il disegno di Dio nella loro vita. Santo Padre, grazie di aver scelto la Santa Casa per firmare il documento sui giovani, frutto del sinodo a loro dedicato, e per aver voluto che il centro Giovanni Paolo II di Loreto ne diventi luogo di concreta attuazione. E lì ogni giovane si senta a casa. Lei oggi incoraggia ancora una volta tutta la Chiesa a rivolgersi a Maria e ad affidarsi a lei per percorrere la via della misericordia e dell'accoglienza con umiltà e semplicità. La sua presenza conferma l'universalità di questo santuario, custode di quelle pietre che ancora vibrano del sì che ha rinnovato il mondo. Dopo la recita dell'Angelus, suoneranno a festa le campane di tutti i campanili delle Marche. Ma sarà il saluto dell'angelo alla Vergine, ma saranno anche l'espressione affettuosa che tutta questa bella terra marchigiana le rivolge, assicurandole la preghiera costante per il suo ministero. Santo Padre, grazie di cuore e ci benedica a tutti. E diciamo che Monsignor Dalcini una notizia l'ha data in questo suo saluto. E il centro Giovanni Paolo II a Montorso, in continuità con l'ispirazione del suo santo predecessore Giovanni Paolo II, diventerà un luogo di concreta attuazione del Sinodo dei Vescovi, una casa dove ogni giovane d'Italia e del mondo possa sentirsi accolto, aiutato a compiere scelte coraggiose che portino alla vera gioia e alla pienezza di vita che è il Signore Gesù. Ma ora è il discorso di Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E grazie della vostra calorosa accoglienza. Grazie. Le parole dell'angelo Gabriele a Maria: rallegrati, piena di grazia,
risuonano in modo singolare in questo santuario, luogo privilegiato per contemplare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Qui infatti sono custoditi le mura che secondo la tradizione provengono da Nazareth, dove la Vergine Santa pronunciò il suo sì, diventando la madre di Gesù. Da quanto quella che è denominata Casa di Maria è diventata presenza venerata e amata su questo colle, la Madre di Dio non cessa di ottenere benefici spirituali in coloro che, con fede e devozione, vengono qui a sostare in preghiera. Tra questi oggi mi metto anche io e ringrazio Dio che mi ha concesso proprio nella festa dell'Annunciazione. Saluto le autorità con gratitudine per l'accoglienza e la collaborazione. Saluto Monsignor Fabio Dalcin, che si è fatto interprete dei sentimenti di tutti voi. Con lui saluto gli altri presuli, i sacerdoti, le persone consacrate, con un pensiero speciale ai padre Cappuccini, ai quali è affidata la custodia di questo insigne santuario, tanto caro al popolo italiano. Sono bravi questi cappuccini. Sempre, sempre in confessionale, sempre. Al punto che tu entri in santuario, sempre c'è almeno uno lì. O due, o tre, o quattro, ma sempre, sia di giorno, sia alla fine della giornata. E questo è un lavoro difficile. Sono bravi e li ringrazio di modo speciale per questo prezioso ministero del confessionale continuato durante tutta la giornata. Grazie. E a tutti voi, cittadini di Loreto, e pellegrini qui convenuti, rivolgo il mio saluto cordiale. In questo oasi di silenzio e di pietà vengono tanti dall'Italia e da ogni parte del mondo per attingere forza e speranza. E penso in particolare ai giovani, alle famiglie e ai malati. La Santa Casa è la casa dei giovani, perché qui la Vergine Maria, la giovane, piena di grazia, continua a parlare alle nuove generazioni, accompagnando ciascuno nella ricerca della propria vocazione. Per questo ho voluto firmare qui l'esortazione apostolica frutto del sinodo dedicato ai giovani. Si intitola Christus vivit, Cristo vive. Nell'evento dell'Annunciazione appare la dinamica della vocazione espressa nei tre momenti che hanno scandito il sinodo: l'ascolto della parola, progetto di Dio, discernimento e la decisione. Il primo momento è quello dell'ascolto, è manifestato da quelle parole dell'angelo: non temere Maria, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. È sempre Dio che prende l'iniziativa di chiamare la sua sequela. È Dio che prende l'iniziativa. Lui va primo, primo sempre. Lui va primo, lui fa strada nella nostra vita. La chiamata alla fede e ad un coerente cammino di vita cristiana o di speciale consacrazione è un irrompere discreto, ma forte, di Dio nella vita di un giovane per offrirgli in dono il suo amore. Occorre essere pronti e disponibili, ascoltare ed accogliere la voce di Dio che non si riconosce nel frastuono e nell'agitazione. Il suo disegno sulla nostra vita personale e sociale non si percepisce rimanendo in superficie, ma scendendo a un livello più profondo dove agiscono le forze morali e spirituali. È lì che Maria invita i giovani
a scendere e a sintonizzarsi con l'azione di Dio. Il secondo momento di ogni vocazione è il discernimento, espresso nelle parole di Maria. Come avverrà questo? Maria non dubita. La sua domanda non è una mancanza di fede, anzi esprime proprio il suo desiderio di scoprire le sorprese di Dio. In lei c'è la tensione a cogliere tutte le esigenze del progetto di Dio sulla sua vita, a conoscerlo nelle sue sfaccettature per rendere più responsabile e più completa la propria collaborazione. È l'atteggiamento proprio del discepolo. Ogni collaborazione umana all'iniziativa gratuita di Dio si deve ispirare a un approfondimento delle proprie capacità e attitudine, coniugato con la consapevolezza che è sempre Dio a donare e ad agire, così anche la povertà e la piccolezza di quanti il Signore chiama a seguirlo sulla via del Vangelo si trasforma nella ricchezza della manifestazione del Signore e nella forza dell'Onnipotente. E la decisione è il terzo passaggio che caratterizza ogni vocazione cristiana, ed è specialmente dalla risposta di Maria all'angelo: avvenga per me secondo la tua parola. Il suo sì al progetto di salvezza di Dio, attuato per mezzo dell'incarnazione, e la consegna a lui di tutta la propria vita. È il sì della fiducia piena della disponibilità totale alla volontà di Dio. Maria è il modello di ogni vocazione e l'ispiratrice di ogni pastorale vocazionale. I giovani che sono in ricerca o si interrogano sul loro futuro possono trovare in Maria colei che li aiuta a discernere il progetto di Dio su loro stessi e sulla forza per aderire ad esso. E penso a Loreto come a un luogo privilegiato dove i giovani possono venire alla ricerca della propria vocazione, alla scuola di Maria, un polo spirituale a servizio della pastorale vocazionale. Auspico perciò che sia rilanciato il centro Giovanni Paolo II a servizio della Chiesa in Italia e a livello internazionale, in continuità con l'indicazione emersa dal Sinodo, un luogo dove i giovani e i loro educatori possono sentirsi accolti, accompagnati e aiutati a discernere. Per questo, inoltre, chiedo caldamente ai frati cappuccini un servizio in più, il servizio di estendere l'orario di apertura della Basilica e della Santa Casa durante la tarda serata e anche all'inizio della notte. Durante la tarda serata e all'inizio della notte, quando ci sono gruppi di giovani che vengono a pregare e a discernere la loro vocazione. Il santuario della Casa di Loreto, anche a motivo della sua collocazione geografica al centro della penisola, si presta per diventare per la Chiesa che è in Italia luogo di proposta per una continuazione degli incontri mondiali dei giovani e della famiglia. È necessario infatti che all'entusiasmo della preparazione e celebrazione di questi eventi corrisponda poi l'attualizzazione pastorale, che dia corpo alla ricchezza dei contenuti mediante proposte di approfondimento, di preghiera e condivisione. E la Casa di Maria è anche la casa della famiglia. Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza
e una missione essenziali. È necessario riscoprire il disegno tracciato da Dio per la famiglia, per ribadirne la grandezza e l'insolubilità a servizio della vita e della società. Nella casa di Nazareth, Maria ha vissuto la molteplicità delle relazioni familiari come figlia, fidanzata, sposa e madre. Per questo ogni famiglia, nelle sue diverse componenti, trova qui accoglienza, ispirazione a vivere la propria identità. L'esperienza domestica della Vergine Santa sta ad indicare che famiglia i giovani non possono essere due settori paralleli della società, delle nostre comunità, ma devono camminare strettamente uniti, perché molto spesso i giovani sono ciò che una famiglia ha dato loro nel periodo della crescita. Questa prospettiva ricompone questa prospettiva ricompone in unitarietà una pastorale vocazionale attenta ad esprimere il volto di Gesù nei suoi molteplici aspetti, come sacerdote, come sposo, come pastore. La casa di Maria anche è la casa dei malati. Qui trovano accoglienza quanti soffrano nel corpo e nello spirito. E la madre porta a tutti la misericordia del Signore di generazione in generazione. La malattia ferisce la famiglia e i malati devono essere accolti dentro la famiglia. E per favore, non cadiamo in quella cultura dello scarto che viene proposta delle molteplici colonizzazioni ideologiche che oggi ci attaccano. La casa e la famiglia sono la prima cura del malato nell'armarlo, sostenerlo, incoraggiarlo e prendersene cura. Ecco perché il santuario della Santa Casa è simbolo di ogni casa accogliente e santuario degli ammalati. Da qui invito ad essi, tutti, ovunque nel mondo, un pensiero affettuoso e dico loro: voi siete al centro dell'opera di Cristo, perché condividete e portate in maniera più concreta dietro a Lui la croce di ogni giorno. La vostra sofferenza può diventare una collaborazione decisiva per l'avvento del Regno di Dio. Cari fratelli e sorelle, a voi e a quanti sono legati a questo santuario, Dio, per mezzo di Maria, affida una missione in questo nostro tempo: portare il Vangelo della pace e della vita ai nostri contemporanei, spesso distratti, presi dagli interessi terreni o immersi in un clima di aridità spirituale. C'è bisogno di persone semplici, sapienti, umili, coraggiose, povere e generose. Insomma, persone che alla scuola di Maria accolgono senza riserve il Vangelo nella propria vita. Così, attraverso la santità del popolo di Dio, da questo luogo continueranno a diffondersi in Italia, in Europa e nel mondo testimonianze di santità in ogni stato di vita, per rinnovare la Chiesa e animare la società col lievito del Regno di Dio. La Vergine Santa aiuti tutti, specialmente i giovani, a percorrere il cammino della pace e della fraternità fondate sull'accoglienza e sul perdono, sul rispetto dell'altro e sull'amore, che è dono di sé. La nostra Madre, stella luminosa di gioia e di serenità,
doni alle famiglie, santuari d'amore, la benedizione e la gioia della vita. Maria, sorgente di ogni consolazione, porti aiuto e conforto a quanti sono nella prova. E con queste intenzioni ora ci uniamo insieme nella preghiera dell'Angelus. Angelus Domini, unciavit Mariae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. E verbo un caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis, Santa dei Genitris. Diciamo, conoscionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimo, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamo, preunde in Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Dominum vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et sonum usque de saeculum. Benedictio Dei omnipotentis, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, descenda sobre voi, maniat semper. Amen. Amen. E con la benedizione di Papa Francesco si conclude anche questa nostra trasmissione in diretta. Abbiamo ascoltato dal Papa il riferimento all'esortazione che ha appena firmato, ai tre momenti che hanno scandito il Sinodo: l'ascolto, il discernimento e la decisione. Ascolto della parola, ma anche ascolto dei giovani. Aggiungiamo noi, c'è stato anche il momento del questionario, che è stato molto importante. E ora i cuochi che probabilmente hanno preparato il pranzo per Santo il Papa Padre, e i Vescovi lo salutano. Venendo nella Santa Casa, ognuno può dire vengo a casa mia, e qui trova una mamma, Maria. Una mamma è sempre felice di accogliere i figli che ritornano a casa, e spesso gli prepara anche un dolce, perché è contenta di vederlo. Voglia gradire, Santo Padre, questo dono, che è un dolce confezionato dai giovani studenti dell'Istituto Alberghiero di Loreto, a nome di tutti i giovani. È l'arcivescovo Dalcin che presenta questi due cuochi giovani e il loro dolce donato al Papa. Dicevamo l'ascolto, discernimento e decisione. È importante, Margherita, quando il Papa ha detto: non si percepisce il disegno di Dio sulla nostra vita se non si scende a un livello più profondo, non si può rimanere in superficie, bisogna scendere a un livello più profondo dove agiscono le forze morali e spirituali. Ed è proprio lì che è fondamentale e importantissimo chi ti accompagna, chi ti aiuta ad ascoltare quel silenzio, ciò che tu sei, ciò che tu puoi fare. E durante il sinodo un padre sinodale, alla domanda il progetto di Dio e il tema della vocazione, fece appunto un brevissimo intervento dicendo: quando un giovane viene da noi e chiede voglio fare la volontà di Dio, ma cosa devo fare? Dice lui: noi non dobbiamo far nulla, non dobbiamo dire nulla, dobbiamo metterci accanto e farlo riflettere su chi sei, cosa fai, qual è la tua vita, qual è la tua vocazione. E quindi poi
proseguire secondo questo disegno, e quindi qui l'importanza di chi ti ha accanto e ti accompagna. Certo, quindi non da soli nel scoprire questa vocazione, e questo è anche l'invito che il Sinodo fa a tutta la Chiesa, a tutti i pastori. E il Papa sta salutando prima di poi portarsi nella zona dove pranzerà con i vescovi delle Marche, che erano alla destra della facciata, ascoltavano il discorso del Papa. È anche importante per questa terra quello che il Papa poi ha detto riferendosi a Loreto, che lui auspica che sia rilanciato il centro Giovanni Paolo II a servizio della Chiesa in Italia a livello internazionale, perché Loreto deve diventare luogo di proposta per una continuazione degli incontri mondiali dei giovani e della famiglia, giovani e famiglia messi insieme. Anche questo ha detto importante, la pastorale familiare e fratellare dei giovani devono camminare assieme. E questo è anche quello che è emerso dal sinodo, non più una pastorale settoriale, ma una pastorale condivisa, una pastorale che sia anche integrata, un'educazione integrale quindi dei giovani, pastorale giovanile, pastorale vocazionale, pastorale familiare. E quindi l'importanza anche di questo, ma anche la bellezza della quotidianità della pastorale, quindi dopo la GMG, dopo questi grandi eventi, l'attuazione nella continuità della quotidianità della pastorale. Quindi credo che anche questo sia un tema che, rilanciato in questi termini, magari ci fa anche comprendere cosa potrà essere il contenuto dell'esortazione apostolica, perché lui ha dato diversi spunti su quello che è stato detto. Ecco, abbiamo riconosciuto una vetturetta di tipo di quelle del golf che ora il Papa userà per girare tra i fedeli. 10.000 sono quelli solo qui in piazza, altri 10.000 per le strade di Loreto, in via Sisto Quinto. La casa dei giovani è la sua casa, Santo Padre, noi l'aspettiamo ogni volta che vorrà. Ecco, un invito a tornare, e forse succederà, perché il Papa ha scelto Loreto come luogo per proseguire gli incontri mondiali dei giovani e delle famiglie, un'attuazione pastorale che dia corpo alla ricchezza dei contenuti mediante proposte di approfondimento e preghiera di condivisione. Allora Margherita, nel salutarci, allora l'attesa è di vedere, di ascoltare e di poter leggere queste parole, però non finirà qui il Sinodo, come dicevamo. A Papa Francesco, giovani, guidate il nostro canto. No, esatto, qui adesso inizierà un pochino questo sinodo dell'evento, ma della pastorale ordinaria. E quindi si continuerà con l'ascolto, si continuerà con il discernimento e la scelta, si continuerà con la missione. E quindi qui veramente dobbiamo essere tutti quanti, nessuno escluso, corresponsabili e missionari nell'azione della Chiesa, anche per il nostro bene, per la nostra gioia. Allora, si chiude qui la nostra trasmissione diretta. Abbiamo seguito quindi la celebrazione della festa dell'Annunciazione di Papa Francesco qui al Santuario della Santa Casa di Loreto e la firma dell'esortazione apostolica post-sinodale del Sinodo per i giovani. Un saluto anche a Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, agli ascoltatori e quindi agli ascoltatori di Radio Vaticana Italia e chi ha seguito questa diretta attraverso streaming di Vatican News. Buona giornata ancora a tutti voi. Cogliamo l'occasione per salutare e ringraziare tutti i volontari che hanno reso possibile questa accoglienza. Li vedete là, sul loggiato, più di 300 anime, 300 giovani provenienti da tutte le Marche. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza di voi, ragazzi.